Grazie al Presidente e agli amici del direttivo per la possibilità che mi offrono di portare una mia modestissima testimonianza in questo evento particolarmente significativo con cui ricordiamo due anniversari strettamente intrecciati fra loro. E direi che tutto in questa sala evoca efficacemente, plasticamente, la continuità del percorso che oggi ricordiamo. Abbiamo qui colui che mise per primo le chiavi nella toppa dei locali di Corso Mazzini, presidente Allegretta, allora segretario, giovanissimo segretario generale e poi presidente, fino all'attuale presidente, che mi piace sottolinearlo, con un bellissimo dono natalizio qualche giorno fa ci ha assicurato che resterà a lungo con noi, a dispetto delle previsioni che invece lo davano in partenza, e noi, Presidente, ne siamo particolarmente felici. Due anniversari, dicevo, significativamente intrecciati. Io qualche riflessione vi parteciperò soprattutto su quello, sull'anniversario di fondazione della Camera amministrativa, ma la Camera amministrativa vive in funzione del TAR, e vorrei sottolineare anzitutto questo profilo della territorialità con cui noi volemmo dar vita ad una associazione locale. Conoscevamo l'esperienza altamente qualificata della società degli avvocati amministrativisti, ma che si distingueva soprattutto sul versante della formazione a livello nazionale. Era invece necessario dar vita ad un'associazione che fosse sintonizzata con il giudice locale, il giudice che aveva dato attuazione ad una norma che era sì inserita, come gli autorevoli costituzionalisti che sono qui oggi presenti, nel titolo della Costituzione dedicato all'ordinamento regionale, ma che in realtà attuava la garanzia di pienezza della tutela giurisdizionale nella materia degli interessi legittimi, e rendeva effettivamente, secondo la definizione di Nigro, questo giudice il giudice ordinario degli interessi legittimi. E dunque l'associazione si proponeva di raccordarsi con l'istituzione locale in un rapporto anche che fosse scevro da ogni autoreferenzialità e guardasse al territorio, perché lo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, la stessa giurisprudenza tiene conto, risente, influenzata delle peculiarità del territorio, della gamma di problemi che un territorio presenta.